ignoranti. Cioè, fai così un attimo. Santina e Gioè sono state sfrattate. Sono prima in graduatoria al comune di Gorle, ma il sindaco leghista non vuole assegnare la casa. Non vuole assegnare la casa e inventa delle delibere all'ultimo minuto dicendo che la casa è per anziani, ma Letizia è invalida al 90%, ha 56 anni e ha una figlia a carico. Ha diritto a quella casa, lo dicono le graduatorie dell'Aler. Il comune si inventa all'ultimo che non può dargli la casa, non vuole dargli la casa. Noi siamo qua oggi in presidio perché loro stanno dormendo in macchina. Sono state offese da questo comune che ha offerto, ha fatto delle offerte che non c'entra niente, ha detto andate in comunità, ha detto vi paghiamo, vi aiutiamo a pagare un affitto. Non è questa la risposta che deve dare, deve assegnare la casa che è loro di diritto. E quindi siamo qua oggi in presidio, Gioessa è incatenata alla porta del comune e non ce ne andremo finché non avverrà l'assegnazione. Noi rimaniamo qua ad oltranza. Basta persone senza casa, basta casa senza persone. Il sindaco Marco Ugo Filisetti non mi vuole dare la casa perché non mi ritiene degna, perché lui fa le leggi contra persona, la casa aspetta a me. Sono prima in graduatoria dell'Aler da un mese, c'è la casa e Filisetti la casa non me la vuole dare. Si inventa delibere, fa leggi contra persona. Non è giù neanche a parlare con noi. Se hai il coraggio di guardarci in faccia, sindaco Filisetti, dacci la casa che ci spetta. Sindaco, dove sei? La rapina, la casa è un diritto, l'affitto è una rapina. La casa è un diritto,